Buongiorno, buongiorno amici del Romanista, siamo in diretta dalla web TV del Romanista, oggi venerdì, giornata di vigilia, in voce, in video, Dario Moio e Francesca Conigli. Come stai, Francesca? Buongiorno, grazie Dario. Benissimo, oggi è una giornata bellissima, quasi estiva e quindi molto molto bene. Ma senti Dario, vogliamo partire subito con gli argomenti principali della giornata? Assolutamente, come dicevo prima, oggi giornata di vigilia, torna il campionato, la pausa ormai archiviata, c'è Roma Spal all'Olimpico domani alle 15 e noi avremo tutti i collegamenti rivolti in questo senso. Ci sarà tra pochissimi minuti Christian Servidei, doppio ex di Roma e Spal, poi per approfondire, per andare un po' a capire come stanno i nostri avversari, parleremo con Paolo Negri della Nuova Ferrara, un quotidiano della città estense, e poi chiuderemo con Fabrizio Pastore del Romanista che Seguirà. nel pomeriggio seguirà la conferenza stampa di mister Eusebio Di Francesco. Ma senza indugiare ulteriormente, io andrei sulla prima pagina di oggi, se sei d'accordo, Francesca. Molto volentieri. Allora, in prima pagina il nostro capitano. Daniele De Rossi, che ieri ha parlato nel nuovo TAR, nel nuovo, diciamo così, come dire, programma di Roma TV, Trigoria Nightline, con il primo ospite è stato, non poteva che essere, Daniele De Rossi, che ha parlato, ha detto cose molto interessanti sia sul suo futuro, perché ha detto mi riservo la libertà di scegliere quale sarà il mio futuro, perché lo sappiamo tutti, Daniele De Rossi ha 35 anni, non è più un ragazzino Se bisogna dire che le ultime stagioni che ha giocato sembra veramente in formissima, quindi gli auguriamo Assolutamente, ancora. anche perché diciamo dopo l'addio di Totti, poi quello di De Rossi, ci dobbiamo anche un attimo abituare a questo nuovo Bisogna corso da prenderla Roma, un po' in maniera. piano piano, un pochettino alla volta. Quindi sì, lui sta bene soprattutto, anche se sta bene, ma ha preso questo infortunio al piede come Korov, la frattura del quinto metatarso del piede sinistro. E vedremo, infatti molto probabilmente non ci sarà domani contro la Spal. Anche lui non è stato da questo punto di vista esaustivo, ecco, non ha spiegato quando ritornerà, ecco. No, però ha raccontato appunto che sono tantissimi anni che vive Trigoria, l'evoluzione di come la vede migliorata nell'ultimo periodo e di quali sono stati i momenti e ma soprattutto forse le persone che gli sono rimaste più dentro, come appunto anche Luis Sì, Enrique, sì. Il tecnico spagnolo che è stato un anno qui alla Roma gli ha dato tanto, perché io ricordo in quel periodo quando arrivò Luis Enrique, lo spostò come play basso e in qualche modo gli diede veramente forse una visione in più che De Rossi, che quel De Rossi in quel momento non aveva, e secondo me molto gli è rimasto, di quel senso di venire davanti alla difesa a prendere palla e poi accompagnare la squadra. Direi poi, per chiudere questo discorso sulla nostra prima pagina, di andarla un attimo a completare con Di Spalla, il processo relativo ai fatti di Liverpool con Sean Cox, la prima sentenza che è arrivata, diciamo, ha avuto 3 anni il tifoso romanista accusato del ferimento, anzi non del ferimento di Sean Cox, ma di aver partecipato in qualche modo ai disordini. E poi in taglio basso l'intervista esclusiva del nostro Daniele Lo Monaco, il Giacuzzi a Tavecchio, parla la donna che ha accusato di molestie l'ex capo della FIGC, e sul nostro giornale troverete questo interessantissimo approfondimento di Daniele Lo Monaco. Ma io direi adesso anche di addentrarci un po' all'interno Tema caldo del di tema caldo di domani. domani, che è quello relativo a Roma Spal, andando a vedere un po' da più da vicino il nostro giornale. Come abbiamo detto, la prima pagina apre su Daniele De Rossi. Ma ieri hanno parlato diversi Esatto, calciatori, esatto. infatti ci sono le dichiarazioni di. Aspettate, ve lo facciamo vedere Esatto, anche. lo facciamo vedere anche io, di Zaniolo. Di Zaniolo, esatto, che lui dice: per me è un onore giocare qui, parlando appunto della Roma. Ha esordito il mancino che già si sente giallo-rosso dentro. Da quando sono arrivato sono successe tante cose belle che non potevo neanche immaginare all'inizio. Sono molto soddisfatto e spero di continuare così.
Alla Roma, Zaniolo ha la piena fiducia di Di Francesco, oltre ad un punto di riferimento preciso che è De Rossi. Infatti lui afferma che il capitano dà sempre consigli ed è una figura fondamentale. Anche il mister mi dice, mi dà tranquillità, il giorno dell'esordio mi ha detto che tutto sarebbe andato bene se avessi fatto quello che so. E così è stato. Il mio idolo da bambino era Kakà. Vabbè, speriamo che magari riesca a ripercorrere le orme di Kakà. Cioè, quel che è certo è che Zaniolo ha avuto un inizio anche sorprendente, perché è arrivato all'interno dell'affare che ha portato Raja Nainggolan a Milano, anche con qualche titubanza dovuta al fatto che è un ragazzo di 19 anni e che quindi è giovanissimo e deve assolutamente ancora formarsi. Quindi è chiaro che ci si aspetta qualcosa da lui, ma non può essere il giocatore su cui affidare le sorti della Roma. Quello è il senso. Si augura una lunghissima carriera dove appunto diventerà fondamentale. Sì, poi quell'esordio a Madrid è stata un po' una sorpresa, ha giocato al primo minuto al Bernabeu, quindi è esordito prima in Champions League che in Serie A, ha un po' stupito tutti, ecco, il suo lancio, ma è un giocatore che sta veramente molto bene. Ma non ha parlato solo lui, no, vero Francesco? No, assolutamente no, c'è anche Schick che ha appunto rilasciato un commento parlando del suo passato prima della Roma. Qui sul nostro giornale ci dice appunto che nessun club, esaltando la Roma, nessun club prenderebbe un giocatore se non fosse al 100%. Figuriamoci una grande squadra come la Roma. Mette subito in chiaro le cose Patrick Schick, intervistato dalla rivista ceca Hattrick, penso si pronunci così, sì, che ha voluto chiarire le circostanze che hanno portato al suo arrivo alla squadra giallorossa, dopo che la Juventus aveva rinunciato al suo acquisto 2 estati fa, esatto, per quei problemi di salute. E proprio su quell'estate, no, ci racconta un piccolo retroscena di mercato, no, Patrick Schick? Infatti afferma che sì, è vero, alla Sampdoria arrivò anche un'offerta dal Borussia Dortmund, ma io volevo restare in Italia. Qui mi sono ambientato, ho imparato la lingua e quindi Roma è stata la mia scelta finale. Sì, alla fine è arrivato qui. Patrick Schick, diciamo, ci evidenzia questo retroscena di mercato e ci porta un pochettino, ci fa capire che comunque lui la Roma l'ha scelta, lui la Roma l'ha voluta, la sente molto dentro. Purtroppo non è riuscito a dare seguito forse a queste parole con le prestazioni, visto che sta vivendo un momento di difficoltà, però in settimana, nell'arco di questa pausa delle nazionali, ha anche segnato con la Repubblica Ceca un gol decisivo nel derby contro la Slovacchia, quindi il giocatore evidentemente forse a Roma vive anche un po' di blocco, diciamo, si sente molto il peso di voler far vedere il suo valore. Pesa un po' forse il pezzo del suo cartellino, noi speriamo che riesca in qualche modo a farsi vedere e a far vedere le sue qualità anche con la maglia della Roma. Io direi, Francesca, di andare, esatto, ci collegheremo con il nostro Christian Sevilla e chiediamo ai nostri ospiti, non so, telespettatori, mi pare troppo, quindi direi... Chi ci guarda di aspettarci, esatto, un secondo. Un attimo in pausa e poi andremo con Christian Sevilla. A tra poco. E rieccoci amici del Romanista. Siamo L'attesa è stata abbastanza breve. Siamo in collegamento con Christian Servidei, ex di Roma e di Spal. Ciao Christian, come ciao, stai? Ciao Christian, buongiorno. Ciao, buongiorno a tutti. Allora, qui insieme a me c'è Francesca Conigli. Buongiorno, piacere. Allora Christian, io direi subito di partire con la domanda iniziale. Tu hai giocato sia alla Roma sia alla Spal. Come vedi queste due squadre che si affronteranno domani?
Ma la squadra, la Fala è una squadra che offre un buon gioco e fa della sua arma migliore proprio il gioco stesso. Penso che domani però verrà a Roma un po' più coperta, cercando dopo tante sconfitte di fare punti. La Roma invece sfrutterà il momento buono dopo la vittoria del derby per incrementare la sua fila di risultati positivi. E secondo te cosa è successo alla Spal? Perché erano partiti molto forte, adesso quattro sconfitte di fila. C'è qualcosa che non va nella squadra di Semplici? No, ma la squadra di Semplici, diciamo che si basa molto sul gioco offensivo dell'allenatore, ha giocato un po' tutte le partite in ugual modo, diciamo che le prime partite gli è girata un po' meglio e ha ottenuto risultati anche inaspettati e adesso gli gira un po' male, come si è visto nella partita con l'Inter, dove meritava sicuramente di più, almeno il pareggio, e invece non ha raccolto nessun punto. Ecco, però è una squadra molto equilibrata, molto umile e anche di qualità, quindi siamo ancora alle prime di campionato dove magari diciamo che non c'è ancora stabilità nei risultati, però non è cambiato chissà cosa, ecco, dalle prime quattro partite alle successive quattro. Certo. E, senti, un'altra domanda, visto che tu sei stato compagno di Totti e ultimamente è uscito il libro sulla sua vita, hai qualche aneddoto, qualche ricordo particolare e divertente appunto di questa esperienza nella Roma? Ma il divertente di Francesco c'è tutto, viveva molto con gran simpatia allo spogliatoio, all'epoca era giovane, aveva 20 anni, quindi sicuramente non aveva l'esperienza per tenere in mano lo spogliatoio, ma è sempre stato un propositivo e diciamo che come lo si vede nei media o in campo, è quello che era nello spogliatoio, ecco. Tra i tuoi Un ricordo molto positivo, sì. ecco. Tra i tuoi compagni c'era anche Eusebio Di Francesco, no? In quella Roma. Molti dicono che già da calciatore si vedeva che aveva le stimmate dell'allenatore, no? Era già un allenatore in campo. Tu concordi con questa lettura? Sì, un ragazzo molto serio. Serio nel senso professionale, ecco, si faceva molto prendere anche dagli schemi di Zeman, allora allenatore della Roma, e, insomma, non avrei detto che facesse allenatore, però insomma, era di quelli che curava più la tattica o la tecnica dei componenti della squadra. Ma senti, a proposito appunto di Zeman, lo hai citato adesso, ma è vera la nomea che appunto l'allenatore era estremamente duro e il suo allenamento intenso? I gradoni, I Cristiani, i gradoni, i gradoni. famosi gradoni, Guarda, l'incubo di non tutti, i è gradoni, tanta Cristiani. l'intensità degli allenamenti, è che diciamo che lui prediligeva un allenamento più senza palla e magari ecco, ai giocatori piace un po' di meno, allora magari accusi di più la fatica, ecco, quando invece c'è il pallone magari fai anche più fatica, però non te ne accorgi, ecco, quindi diciamo che le sue salite, le sue corse lunghe, i suoi gradoni, ecco, sono cose che magari un giocatore accusa di più appunto perché non c'è di mezzo il pallone, ecco. Certo. Va bene, Cristian. Allora, prima di salutarti, io direi, ci fai un pronostico domani. Secondo te come finisce Roma Spal? Ma guarda, secondo me è stata fuori una bella partita, però penso che insomma la Roma insomma continui il suo percorso con risultati positivi ed acquisisca altri punti in classifica. Va bene, Cristian, noi ti ringraziamo del tuo tempo e speriamo di risentirci un'altra volta. Grazie
Grazie mille, Ok, a Cristian. voi, buona Grazie, ciao giornata. Cristian, ciao. Ciao, ciao. Il pronostico non è male alla Non è per niente, fine. non è per niente male. Beh, ha dato una lettura chiara, ovviamente. È abbastanza, come dire, lecito aspettarsi domani una Roma vincente, perché la differenza con la Spal è tanta, non siamo qui a nasconderci, ovviamente. Detto questo, però, la Roma proprio sulla sua pelle quest'anno ha visto che partite facili non ce ne Non ce ne sono, non sono ce ne sono. assolutamente. No, sicuramente sta migliorando, le ultime partite della Roma sono un evidente miglioramento rispetto all'inizio del campionato, quindi domani alle 15 all'Olimpico siamo tutti curiosi di vedere appunto se manterrà queste aspettative o se magari invece risulterà un pochino più difficoltoso per lei. Assolutamente. Adesso però io direi di andare un po' a guardare qualcosina sul nostro sito. Ecco qui, Assolutamente. www.iromanista.eu. Come annunciato, c'è in apertura le accuse di Elisabetta Cortani. Quel Sì, giorno in ufficio Attavecchio. Montevecchio ci racconta un pochettino, come dire, questo argomento veramente molto molto delicato, Delicato. esatto, in questo momento in particolare. Quindi vi invito ad andare in edicola e ad approfondire il tema, perché l'intervista integrale è tutta sul nostro quotidiano. Poi di Spalla c'è un'altra intervista del nostro giornale ad Elisa Bartoli, il capitano della Roma femminile, che ci racconta la sua passione e la sua, diciamo così, il suo primo impatto con questa Roma, la Roma femminile che da quest'anno è entrata a far Esatto. parte del mondo giallorosso. Non hanno cominciato benissimo, dobbiamo dire, le Però ragazze. incrociamo le dita, secondo Tre me, sconfitte. io sono fiduciosa, Anche perché con forse. la prossima è contro la Juventus al Trefontana, c'è cioè l'esordio Sì. in casa. Speriamo veramente che le ragazze Anzi, di diamogli un mister in bocca al Bavagnoli, lupo, esatto, un in perché bocca al lupo alle se. ragazze di coach Bavagnoli, che ci possano dare questa bella gioia. Poi qui vedete la Roma Sofia 19, che è una delle ultime puntate, diciamo, Sì. dello speciale del nostro Lambertucci, il nostro Andrea Lambertucci, che ci ha fatto questo speciale su FIFA e della Roma. Su FIFA si parla adesso di attaccanti, e poi Estremamente dettagliato, quindi molto molto dettagliato, utile molto per gli amanti dettagliato del del gioco e genere. del Tu, genere, tra esatto. l'altro, hai fatto anche la puntata in cui è stato ospite e vi ha Assolutamente, spiegato, ti ha aperto il assolutamente. mondo degli Guarda, devo dire, eSports. è stato estremamente interessante e curioso perché alla fine ti rendi conto come il calcio abbracci tantissimi aspetti e possa essere appunto un punto di riferimento per tanti tipi di persone. Quindi è Sì, bello vedere quindi questo. non solo il calcio giocato, non solo il calcio in TV, il calcio anche in console che Non molla. non molla mai, non No. molla mai. Ma noi abbiamo anche un'altra notizia Sì, questa è una importante notizia che poi hai andiamo a vedere. curato proprio tu per il Sì, nostro diciamo che giornale. allora, chi segue la Roma da vicino sa che, diciamo, quest'estate c'è stato un caso Malcolm. Il brasiliano doveva arrivare dal Bordeaux alla Roma, all'ultimo minuto ha cambiato idea e però è andato al Barcellona, ha scelto il Barcellona, e quindi in Spagna però non sta vivendo un grandissimo momento, perché non ha giocato pochissimo, appena 25 minuti in Spagna, e quindi i media spagnoli stanno bastonando su Malcolm, Eh perché sì. fondamentalmente è quasi È un ai po'. limiti, diciamo, non, nessuno lo vuole, sembra che nessuno lo voglia, eppure quest'estate c'è stato tutto quel, virgolette, casino, nel senso che io ricordo ero a Ciampino, stavamo tutti quanti aspettando Malcolm, stavo seguendo l'evento appunto per il Romanista, e all'improvviso Malcolm non è arrivato, quindi ti lascio immaginare, dopo 2 ore e mezza d'attesa, noi e tifosi con Neanche quanti. beautiful Eh una no, in cosa. pieno luglio, tra l'altro, magari c'era anche qualcosa di meglio da fare, nel Beh, senso, si scherza, sicuramente. però il Beh, senso sicuramente è no, uno quello. non se lo aspetta al Non se lo momento aspetta in che cui all'ultimo arriva. minuto, e quindi questo per dire che oggi Sport, che è un giornale catalano molto vicino alle cose del Barcellona, spara il titolone su Malcolm, perché dice che il Tottenham sarebbe pronto a spendere 50 milioni, quindi paradossalmente 10 in più di quelli spesi Rispetto. dal Barcellona quest'estate. E diciamo, l'idea che forse questo titolo di Soluzione. Sport non sia disinteressato mi viene, perché magari il Barcellona può Vuole. spingere un po' per Malcolm, però per la cessione di Malcolm. Però queste sono semplicemente, come dire, Ipotesi, ipotesi. Lasciamo le ipotesi supposizioni. e torniamo alla prima pagina, perché dalla regia, il buon Cupellaro, mi suggeriva che c'è una notizia di oggi che in qualche modo riguarda in maniera laterale la Roma, perché Luca Parnasi
ex vertice di Urnovala, sì, una società coinvolta nella costruzione dello stadio della Roma, colpita in pieno dall'inchiesta Rinascimento che quest'estate ha un po' cambiato, no, le carte in tavola, gli sono stati revocati gli arresti domiciliari, quindi diciamo non avrà più questa misura cautelare, però non potrà lasciare la città di Roma, e quindi questa è una notizia, una breaking news, diciamo così, che andava data. Io direi, cara Francesca, di tornare un pochettino in al tema, come abbiamo detto prima, caldo. Esatto. Quindi tornare al tema della vigilia, che è Roma Spal. Adesso noi ci tra pochissimi minuti ci collegheremo con Paolo Negri, che si occupa appunto di Spal per la Nuova Ferrara, il quotidiano estense, e ci racconterà un po', tra virgolette, i segreti della Spal. Come prima, se avete la pazienza di aspettarci qualche secondo, tra poco saremo subito da voi. A tra poco. Rieccoci, siamo ritornati alla pausa. Noi vi avevamo promesso Paolo Negri, però purtroppo Paolo Negri al momento non ci risponde, però andiamo direttamente all'ultimo collegamento, restando in chiave Roma, con il nostro Fabrizio Pastore del Romanista. Ciao Fabrizio. Ciao Dario. Eccoci, c'è anche Francesca qui con me.
Ciao Francesca. Allora, Fabri, allora, tu oggi tra poco andrai in conferenza stampa della vigilia, c'è cioè la conferenza stampa di Mister Di Francesco. Secondo te quali saranno i temi di questa conferenza? Ma sicuramente si parlerà di formazione, visto che la Roma è attesa da 6 impegni nei prossimi 22 giorni, a partire da quello di domani, con la SPAL, quindi insomma, la Roma è attesa da un tour de force niente male e soprattutto ha a che fare ancora con qualche acciaccato di troppo, quindi De Rossi, Kolarov, Pastore su tutti, visto che Perotti insomma, ne avrà per un po'. E a quanto pare non dovrebbe tornare prima della prossima pausa. Quindi Quindi credo che siano questi i temi trattati più di ogni altro. Poi probabilmente ci sarà un ritorno sulle parole di De Rossi rilasciate ieri a Roma TV. E, insomma, credo che siano questi i temi caldi della conferenza stampa di oggi. invece c'è stata la pausa per le nazionali, no? In queste settimane, e secondo te qual è il borsino dei nazionali? Cioè, chi è tornato meglio, chi è tornato peggio? Allora, sicuramente Florenzi ha disputato delle ottime prestazioni con l'Italia, soprattutto la seconda. L'Italia diciamo, ha stupito tutti per quanto riguarda il gioco messo in mostra in Polonia, e quindi Florenzi è stato anche lì uno dei migliori in campo. Dovrebbe essere tornato ancora più rinfrancato rispetto a prima, dove quando già stava giocando bene, stava disputando ottime prestazioni. Credo che Lorenzo Pellegrini, che invece ha giocato meno, ha disputato soltanto uno scampolo nella prima delle due partite della nazionale, sia comunque tornato, diciamo così, più fresco rispetto agli altri, e Justin Kluivert che comunque ha segnato in tutte quelle partite in cui è stato impegnato, per cui loro tre credo che siano quelli più rinfrancati, oltre ovviamente a Edin Dzeko, ma lì non è una novità. Senti, Fabrizio, te la volevo fare io una domanda adesso. Secondo te Di Francesco applicherà un turnover, visto che è prossima una partita di Champions tra 3 giorni, oppure no? Io credo di sì, qualcosa dovrà cambiare per forza perché al di là della partita di Champions, poi domenica prossima la Roma è appesa da una sfida Eh sì, decisiva con la che è quella con il Juventus. Napoli, quindi Napoli, con Napoli. in questi 8 giorni ci saranno 3 impegni importanti, insomma quello a partire da quello di domani in casa con la SPAL, però poi c'è l'impegno di Champions col Cesca che rischia di essere decisivo per le sorti del girone, visto che Cesca ha battuto nell'ultima Real Madrid e quindi è ad ora la rivale diretta della Roma per un posto negli ottavi di finale e poi la partita di Napoli che è decisiva per le sorti del campionato, cioè può indirizzare la stagione in un senso o nell'altro. Ha già dimostrato Di Francesco anche in passato di utilizzare il turnover o comunque tutta la rosa a disposizione, lo ha fatto anche quest'anno, la Roma è una delle squadre con più giocatori utilizzati in tutta la Serie A e quindi mi aspetto anche questa volta diversi cambi tra una partita e l'altra. Ok, allora Fabri, prima di salutarti, a questo punto La domanda direi, invece. no, la domanda è lecita, nel senso, ci dai il tuo 11 secondo te per domani? Chi scenderà in campo? Allora, sempre stando alle condizioni che abbiamo appurato nelle ultime ore, non credo che dovrebbero essere della partita De Rossi e Kolarov. Probabilmente Pastore, che ieri è rientrato in gruppo, potrebbe partire dalla panchina, per cui io credo che la difesa sia oltre in porta, ovviamente, e poi la difesa con Florenzi, Fazio, Manolas e uno fra Luca Pellegrini e Santon a sinistra, Zonzi e Cristante sulla linea mediana, e i tre trequartisti dovrebbero essere Lorenzo Pellegrini, Under e Kluivert dietro Dzeko. Ok, Fabri, ti ringrazio e buona conferenza, quindi ci sentiamo dopo. A dopo, Grazie a voi. Ciao Fabrizio. Ciao. Ciao Fabri, ciao. A ragazzi. Ciao. Ciao. questo punto io vorrei anche ringraziare chi ci sta seguendo su Facebook e tutti i commenti, i saluti, Forza Roma che stiamo ricevendo. Assolutamente. Sono tanti e ovviamente rispondiamo con Forza Roma, non è Sempre, sempre Forza Roma. Perfetto, io direi che a questo punto è ora di tornare al E giornale. assolutamente, tornare al giornale, tornare al sito. Io ovviamente vi rimando a seguire la Roma, come sempre, sul Romanista in edicola e sul nostro portale www.romanista.eu. Da Dario Moio.
Francesca Conidi. È tutto, alla prossima, ciao. Buona giornata, ciao.